Buonasera e benvenuti a Sport e Medicina TV. Abbiamo con noi ospite il professor Enrico Micagli. Buonasera, professore. Allora, parliamo del, di quando uno non vede bene, in generale. Che cosa si fa? Che tipo di, eh, di analisi si può fare? Innanzitutto, buonasera a tutti. Eh, il mio nome è Enrico Michangeli, e Io sono eh, nell'ambito di, di quelle che sono le eh, le patologie visive al giorno, giorno d'oggi ci sono con eh, eh, l'avvento di nuove metodiche, mm -hmm. abbiamo degli esami che ci permettono anche di... Esami strumentali. Esami immagino. strumentali che associati agli esami soggettivi e classici di un tempo ci permettono di esaminare meglio le patologie dell'occhio e in sì. particolar modo quello di cui parleremo oggi che sono le patologie della retina. Perfetto, ci può spiegare brevemente in modo sintetico per, per il pubblico che cos'è l'OCT? L'OCT è un esame ter, strumentale, il, glielo il diciamo termine, subito. Il termine della traduzione sarebbe Tomografia a Coerenza Ottica, ed è un sì. esame che studia, in parole povere, la struttura della retina e del nervo ottico. Permette questo esame di evidenziare delle alterazioni, delle patologie che, ad occhio nudo o anche con eh, i normali esami oftanoscopici non sono evidenti e quindi ha diciamo, aperto un nuovo, un nuovo mondo nell'ambito di patologie che esistono da sempre, ma che sono studiate in maniera accurata da poco tempo. Non è invasivo? Cioè non Assolutamente da... non è invasivo. Un esame che dura pochi minuti e mh, non comporta nessun. Eh, nessun fastidio, nessuna, nessun disturbo al paziente, conviene molte volte per, per favorire il passaggio del, dell'apparecchiatura, conviene farlo in midriasi, cioè in, dilata, in, in dilatazione della, della pupilla. Un esame okay, che quindi quelle famose gocce che vengono messe per dilatare, in la, pupilla. Messe per dilatare la pupilla, si potrebbe anche non fare facendo un adattamento alla luce. Comunque questo esame serve per studiare in particolar modo la retina e quello di cui parleremo oggi con le affezioni maculari che riguardano la parte distinta, della, diciamo la parte più nobile della retina, quella con cui noi vediamo e che permette di evidenziare nei dettagli le patologie più... Più significative più che possono significative, essere all'interno dell'occhio. Ecco, parliamo appunto delle maculopatie, si sente molto parlare della maculopatia. Maculopatia che, è? che dal, diciamo, dalla, dalla parola greca vuol dire Macola. sofferenza della macula. Macula è il centro della visione distinta con cui noi vediamo e permette, permette questo esame di evidenziare Alterazioni della, alterazioni della retina e soprattutto della visione distinta. Io mh, brevemente farei due tipi di, eh, di patologie preva, prevalenti a livello, okay. a livello della macula. Ci sono le forme atrofiche e le forme sudative. Le forme eh, sudative che sono... Cosa si intende per atrofico? E... Atrofico quando si hanno delle cicatrizzazioni. Ok. Quindi eh, sono le forme più diffuse dove peraltro le terapie, le famose punture che vengono fatte oggi, le terapie intravitreali, non hanno effetto quando c'è già una cicatrizzazione a livello del, del fondo dell'occhio. E sudativo invece vuol dire che c'è un versamento? E sudativo vuol dire che ci, sta, che ci sta del, eh, del liquido, dell'essudato e... La valutazione del, dell'OCT permette di stabilire l'entità di questo liquido ed eventualmente di poter eh, usare queste terapie antri-intravitreali. Si guarisce questo. dalla maculopatia? Bisogna vedere che forme sono di maculopatia. Ci sono delle forme che purtroppo sono ingravescenti e non possono essere, non possono essere fermate. Quello che è lo scopo delle, delle terapie. Più che di regredire, e di bloccare il processo evolutivo. Okay. Un Poi po' sono... come in ortopedia l'artrosi, insomma. Un po' come e, evitare artrosi. il processo degenerativo. Degenerativo: ci sono forme che traggono beneficio dal, da trattamento. dal trattamento, quantomeno non dico che eh, regrediscano, però hanno il potere di poterle, in, di poterle in caso di bloccarle all o rallentare. Professore, volevo chiedere un'altra cosa, si parla anche adesso della angio OCT. Allora, l'angio CT è una sintesi di un esame precedente che sarebbe la florangiografia. La florangiografia è un esame in viso ai pazienti e eh. anche ai medici perché è un esame che va effettuato col liquido di contrasto, e poi il paziente urina giallo, eh, diventa giallo, è un esame. Un ittero. Un, esatto, sembra quasi un ittero e in alcuni casi, seppur rarissimi, può dare anche delle reazioni anafilattiche importanti. È un esame che si tende oggi ad abbandonare, però è importante perché permette di evidenziare le alterazioni della circolazione retinica, Perfetto. cosa che con l'OCT, l'OCT vede la struttura, studia la struttura okay. della retina. L'angio-OCT studia l'aspetto la, circolatorio. Nel e caso delle maculopatie quindi? Potrebbe essere utile o si può fare a meno dell'angio OCT? L'angio OCT, domanda molto appropriata, non è importante nelle maculotie, è molto importante nelle retinopatie diabetiche. Poi vi spiegherò il perché in, le in, le in le una, prossima una prossima puntata ci parlerà delle retinopatie diabetiche, assolutamente. Bene, io professore la ringrazio e spero di averla ospite la prossima volta per un'altra puntata. Spero di essere stato sintetico, Io credo che lei sia stato conciso. E... Poi in con, occasione... sua grande, con la sua grande esperienza è stato capace di rendere semplice degli argomenti che molte volte le persone non riescono chiaramente a comprendere. Quello che è il nostro scopo: quello di comunicare agli altri. Esatto. Anche la facilità, perché non bisogna solamente conoscere, bisogna saper trasmettere quello che si conosce. Ed è l'obiettivo di questa trasmissione: è quello di portare professionisti seri, grandi, preparati, che sappiano semplificare quello che molte volte uno va dal medico e si sente paroloni e uno esce fuori e dice: Ma chi ha detto, questo? Ha detto questo? E invece dobbiamo rendere molto chiaro quello che si fa. Vi va ringrazio a fare. per l'invito, sempre a disposizione. Grazie. Buonasera. Grazie, grazie. Buonasera agli ascoltatori.